domus arredamenti, cucine, zona giorno, zona notte, camerette, bagni, qualità e design al miglior prezzo. Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra rassegna stampa. Apriamo le prime pagine del nostro settimanale con una notizia di primo piano. Il presidente della regione Lombardia, Tilio Fontana, ha visitato ieri mattina l'hub vaccinale del centro Il Ducale. Accolto dal sindaco Andrea Ceffi, il governatore ha visitato i locali destinati alle vaccinazioni e tenuto una breve conferenza stampa. Sentiamo il servizio realizzato. Al di là dei vaccini, un commento sulla questione delle zone gialle della ristorazione. Soprattutto sulla questione bar all'aperto e bar al chiuso. Ma Lei guardi, come la vede? io l'ho detto ieri in occasione dell'incontro con il governo che noi insistiamo perché ci sia un'anticipazione delle aperture dei ristoranti e dei bar, anche perché l'apertura all'aperto adesso dalle nostre parti è dura, cioè a casa mia di Prego. notte si va ancora, io abito a Varese che è ancora un po' più a nord di qui, ma casa mia siamo ancora a 5 gradi, quindi mangiare a 5 gradi o anche a 7 o anche a 10 è abbastanza impensabile. Quindi io penso che se i numeri continueranno in questo modo e quindi dimostrando un miglioramento in tutti i parametri, io spero che il governo, prima dell'approvazione del decreto, possa magari modificare le date di riapertura, almeno parzialmente. E ritorniamo a parlare della Vigevano Malpensa. A Vigevano ed Abbiategrasso non piace la proposta di modifica del tracciato della Vigevano Malpensa proposta nei giorni scorsi dalla città metropolitana di Milano. L'ipotesi prevede un taglio della tratta C che si innesterebbe all'interno dell'abitato di Abbiategrasso all'altezza della rotonda BCS. Durissima la reazione del sindaco di Vigevano Andrea Ceffa che dichiara che il percorso non risolverebbe i problemi della città. Un ampio servizio sul nostro settimanale. Sarà l'ingegnere Roberto Reggi, 61 anni, ex sindaco di Piacenza ed ex sottosegretario all'istruzione nel governo Renzi, il nuovo presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Lunedì prossimo, 26 aprile, si insedierà il nuovo consiglio dell'ente. Per Vigevano i rappresentanti saranno Daniela Boffini, indicata dal comune, Elena Sisaro, nome proposto dalla diocesi, e Rossella Buratti, espressione del mondo del volontariato. Per la vicepresidente, che per statuto spetta a Vigevano, per la prima volta potrebbe essere affidata ad un esterno. Una notizia che riguarda la scuola: il tetto della scuola media Robecchi è completamente da rifare se si vogliono eliminare in modo definitivo le infiltrazioni di acqua. La copertura era stata realizzata 4 anni fa con una spesa di 360.000 euro. Ora il comune ha incaricato l'avvocatura civica di chiedere i danni alla società appaltatrice dell'opera. La nuova copertura verrà invece realizzata in estate a scuola chiusa. Il Consiglio Comunale ha deciso che sarà conferita la cittadinanza onoraria di Vigevano alla senatrice a vita Liliana Segre, ma solo se tornerà in visita in città. Vi era stata nell'ottobre del 2000 e si impegnerà a portare le istanze del territorio in Parlamento. La proposta di onorificenza era stata presentata dal PD. Nella stessa seduta i consiglieri hanno approvato una mozione della Lega che prevede l'intitolazione di una via, piazza o parco alla figura di Vito Pallavicini. Una ricorrenza del 25 aprile senza folla, domenica dove il sindaco Andrea Ceffa e l'assessore Andrea Sala nel cortile d'onore del municipio poseranno le corone d'alloro. Alle 10 lo faranno invece nel cortile del Castello Sforzesco. Mezz'ora dopo, in biblioteca, la Federazione Italiana Volontari della Libertà consegnerà il vessillo del proprio gruppo. Grazie a tutti di averci seguito e mi raccomando, andate tutti in edicola ad acquistare l'informatore vigevanese. Ci rivediamo la settimana prossima. La rassegna settimanale è stata presentata da Domus Arredamenti, cucine, zona giorno, zona notte, camerette, bagni, qualità e design al miglior prezzo.